Ciao a tutti, io e Piccettino ci scusiamo perché siamo arrivati molto lunghi con questa recensione. Difatti abbiamo in mano un numero 1, ma già da oggi trovate in edicola il numero 2. Di cosa sto parlando? Sto parlando della nuova miniserie dedicata a Chico, con un formato Bonelli inedito, quindi più alto, più largo della Bonelli, del Bonelli classico, con 64 pagine interamente a colori. Prezzo 3,50 euro. Onesto, la soglia psicologica dei 3,50 euro mi aveva bloccato sull'acquisto. Perché? Perché facevo, non so per quale motivo, paragone con questi che costano 2,90 euro, hanno la stessa fogliazione, sono a colori. Però quella è ristampa, effettivamente questo è materiale inedito. Materiale inedito che sappiamo essere una miniserie di 6 numeri. Passo indietro, come ci presenta Davide Bonelli, sappiamo che Chico ha già avuto delle incarnazioni editoriali per quasi 20 anni, anzi forse anche più di 20 anni, copre una ventina di numeri abbondanti e ci raccontavano la prima del 79, ci raccontava questa copertina, ci raccontava la Chico Story. Poi si ha un hit particolare, abbiamo visto Chico Spasso nel Tempo, Chico contro gli alieni, Chico nel bellissimo horror Chico di Tiziano Sclavi, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, Chico ha affrontato un po' tutto. Erano però 15 anni buoni che non usciva niente di nuovo, il nostro pancione preferito in solista. Tito Paraci ha deciso di rispolverare Chico in solista. Allora, l'impianto grafico è tutto di Walter Venturi ed è un impianto grafico che è decisamente da leccarsi i baffi. Fantastico, guardate anche l'espressività di Chico. Cosa posso dirvi? Che mai dire Maya è un po' fuorviante, non siamo nell'epoca Maya, ma siamo nell'Atene di Socrate, nel primo numero. I Maya c'entrano per un altro motivo, come episodio scatenante, quindi anche questa è simpatica. Il dinosauro non c'entra fondamentalmente nulla al momento, è una copertina abbastanza generica, insomma, ci racconta più o meno quello che succede. Già nella prossima, invece, credo, io non ho preso ancora il duro, prenderò, ci racconta già un po' più e contestualizza un po' di più. All'interno il colore, che è opera di Matt Coe, è molto interessante e poi non è piatto, cioè è molto molto vivo per quello che è. Vedete, Chico è molto espressivo, le gag sono molto veloci, sì, cioè questa è una delle mie scene preferite, va dei pesci in faccia. Insomma, i colori e i disegni danno il ritmo, il giusto, la giusta brillantezza alle gag. Non fa quell'effetto ricoloriamo i film di Staglio Olio, ecco, diciamocelo. Ma di cosa parla? Beh, allora, posto che Tito Faraci, per amore personale, lo considero un grande autore, oltre ad essere un grande autore. Amore personale perché Tito Faraci è stata la prima intervista in assoluto che ho fatto, ero teso come una corda di violino. Quest'anno a Cartoon Mix gliene ho fatto un'altra, è sempre gentilissimo, disponibilissimo e iperprofessionale. Vi assicuro che parlare con lui è un vero piacere. Ed è anche un vero piacere perché è uno sceneggiatore, uno scrittore eclettico, tre libri che parlano di tre cose diverse, tutti e tre molto belli, ve li consiglio tutti e tre. Forse La vita in generale ha un riferimento a Zagor per la quale potrebbe essere quasi più in tema con questo. Diabolik, scrittore di Diabolik, quindi un noir, anche molto old style, devo essere sincero. Tex, alcuni dei Tex più belli ha scritti lui, Dylan Dog. Insomma, Disney, potrei continuare, cioè, Faraci è troppo eclettico, le sue miniserie come Brad Barron, cioè, ragazzi, Tito Faraci è one man band, cioè, dove scrive si vede. E qui decide di riportare, cosa che ha già fatto, che ha già scritto dei Chico precedenti, di riportare Chico nell'avventura solista. E lo fa con un meccanismo simpatico che mette Chico di fronte a qualcosa di particolare. È uno spasso nel tempo. Cosa fondamentale? Chico non ha bisogno nella maniera più assoluta di volgarità. Cioè è una comicità vecchio stile, slapstick, giocata sul momento, sulla frase, sul gioco di parole, sull'imbranatagine e sulla fortuna derivata dall'imbranatagine. Insomma, non c'è nessun tipo di volgarità, di battuta sconcia, di doppio senso sessuale, non ce n'è bisogno. Chico non è questo. Chico è un umorismo più genuino, ecco.
forse anche più caciarone per certi versi. E proprio per quello dà un senso di semplicità e di immediatezza incredibile. Cioè, non potete non sorridere. Quella dei pesci in faccia, vi assicuro, io ho riso tantissimo. Certo, probabilmente il ragazzo, l'adolescente medio, si sentirà un po'... forse un po' fuori luogo, forse un po' come guardare un vecchio film comico, che magari sì, fa sorridere, ma non ti fa ridere fino in fondo per abitudine. Se sei abituato alla comicità, tra virgolette, caciarona, ma caciarona non volgare, però insomma tendente al... Qui trovate una genuina risata, vecchio stile, come se stessimo guardando un film di Groucho Marx o di Stadio Olio o di Chaplin. Quel tipo di comicità, anche se è molto svecchiata, ecco, sotto certi punti di vista, però è ancora quella. E i tempi narrativi, cioè quello del pesce è fantastico, lo capirete leggendo, beh, ma è fantastico. Qui c'è molta, molta maestria e c'è anche un amore per il personaggio. Tra l'altro, è vero, ma un imbranato totale come Chico suscita anche un certo fascino. Ecco, Chico è un imbranato che dà un certo fascino. Ora io stamattina, mentre aspettavo il treno, che era in ritardo, lo stavo leggendo, stavo pensando a una pazzia che non si farà mai. Però vi immaginate se fosse una miniserie così dedicata, che ne so, tutta a Kit Carson o a Tiger Jack o a Kit Wheeler. Cioè, immaginatevi un attimo che anche altri personaggi, che forse sono un po' offuscati certe volte dal loro essere spalla o pard, che possano invece entrare in questo loop di collana dedicata. Ecco, mi immaginavo con questa cosa, con questa forma, una collana di sei numeri dedicata magari a Kit Carson da solo, che non c'entra con l'umorismo, però pensavo che questa scelta di fare queste miniserie potrebbe dare lustro a personaggi derivati secondari. Chico sta aprendo una porta che può portare a 3550 scelte diverse. Tornando a bomba invece sul pezzo, vi dico, Chico è divertente, la soglia psicologica dei 3,50 l'ho superata, prenderò anche il 2 sicuramente, questo lunedì o martedì vado a comprarlo, insomma un attimo di pazienza, posso soltanto dirvi che io ho riso tantissimo, Tito Faraci ha fatto un ottimo lavoro. Abbiamo anche un omaggio di un comico famoso, che è Sio, che piace o non piace, insomma... Parere discordanti, a me è simpatico, fa ridere, se ci parlate è un pazzoide che ha già lavorato con Tito Faraci, insomma c'è un omaggio in fondo di volta in volta di un fumettista comico che decide di fare il suo omaggio a Chico. Questa è una miniserie di Tito Faraci, sono sei numeri e un'unica storia che porterà Chico a spasso nel tempo e chissà come può affrontare un messicano pancione. Fondamentalmente con l'animo abbastanza eroico e anche un po' spavaldo, personaggi storici vari ed eventuali. Ecco, questo fondamentalmente è quello che ci chiediamo tutti. Lasciamo il nostro Chico a spasso nel tempo, sei volumi, vi ricordo, a cadenza mensile, che comporranno un unico fresco e un'unica storia. Posso dirvi che io su questo treno penso di rimanere. Come tipo di collana, come vi dicevo prima, secondo me potrebbe aprire spiragli nuovi a personaggi normalmente messi un po' in secondo piano, offuscati dalla loro controparte principale. Prima di tutti io sogno una miniserie del genere dedicata a Kit Carson, che è il mio personaggio di test preferito, che non c'entra con Zagor, ho detto, ma guardando questa forma di pubblicazione mi viene in mente quello. E chissà, magari arriveranno sorprese incredibili e inenarrabili. Ad oggi vi dico, formato interessante, prezzo, superate la barriera psicologica, 64 pagine, 3,5 euro, superatela un attimo, godetevi questo nuovo formato che all'interno però è sempre a tre strisce o griglia bonelliana, nonostante tutto, chissà che poi magari non si impazzisca se decide di fare anche altre cose. Chico, a spasso nel tempo, finalmente il pancione torna a un'avventura solista. Ciao a tutti, ci vediamo poi per vedere come prosegue questa pazzesca avventura nel tempo. Ciao!